Investire in tempi di crisi. È questa la scelta della CLAM, una cooperativa di Marciano, in provincia di Perugia, che produce stufe e caminetti e che oggi ha inaugurato una nuova linea produttiva alla presenza del ministro del lavoro Giuliano Poletti. Una giornata importantissima che è iniziata questa mattina con la visita del ministro Poletti e oggi praticamente proprio con l'inaugurazione del nuovo sistema di produzione, con l'inaugurazione proprio anche del nuovo macchinario laser fibra, segna l'inizio di un nuovo ciclo che tende a ritrovare quegli equilibri economici e finanziari e anche di regolarità con quello che sono le maestranze, perché è l'obiettivo nostro dei prossimi anni, avere un'azienda che garantisca per il futuro una continuità come è stata per i primi 40 anni. Mi pare una bella azienda, veramente molto dinamica, capace di fare i conti con i cambiamenti, perché davvero questa crisi è stata difficile per tutti quanti, ma ho visto che loro hanno fatto fronte a questa difficoltà con prodotti nuovi, cambiamenti di organizzazione, investimenti, lavoro, ho visto tanti giovani qui dentro, quindi davvero una bella esperienza che ci dice che poi le cose nel nostro paese si possono fare, i risultati ci possono essere, questo vuol dire che noi dobbiamo impegnarci al massimo per fare in modo che queste aziende abbiano le condizioni intorno a loro migliori per avere tutto il successo che meritano. Un'azienda che ha il coraggio di investire nel momento di crisi, io ho ritenuto sempre che è una cosa che bisogna investire al momento di difficoltà, al momento diciamo di crisi, perché ci sarà, speriamo che ci sia una ripresa e bisogna essere pronti alla ripresa, bisogna essere i concorrenziali al momento che ci sarà una ripresa di mercato e questo lo speriamo che ci sia presto, che avvenga naturalmente in tempi brevi, perché naturalmente ormai è stata una cosa e è lunga da tanto tempo. L'abbiamo fatto perché è proprio durante la crisi che si riesce a partire mettendo a frutto anche quello che è l'innovazione, sono molte più probabilità di riuscire rispetto a cercare di tirare avanti senza mettere mano a quello che è l'innovazione.